Ciao! Oggi ti insegnerò alcuni semplici trucchi per non lasciare che qualcun altro prenda il comando della tua vita. Non ti parlerò di come porti sopra gli altri, ma di come assumere il pieno controllo delle situazioni di cui sei protagonista. E soprattutto di come assumere il comando totale della tua persona e della tua esistenza. Devi sapere infatti che per guadagnarsi il rispetto che un buon comandante merita, è necessario soprattutto avere rispetto per se stessi. La prima regola, quindi, per mettere in pratica i buoni consigli che ti darò in questo video, è non pensare di doverti porre un gradino al di sopra delle persone. Non sei su una scala di valore e quel che devi fare è scendere tra la gente come te. È semplicemente dimostrare a te stesso o a te stessa la tua importanza. Lascia perdere le scale. Ciò che conta è che le tue azioni siano sempre in linea con i tuoi desideri. Vediamo nello specifico che cosa dovresti iniziare a fare. Immagina di essere il proprietario o la proprietaria di una nave e di doverla guidare. Perché questo avvenga nel migliore dei modi, è assolutamente necessario che tu conosca la tua nave. Non aver paura di visitare tutte le sue stanze. Non aver paura di conoscerne gli angoli più segreti. Un buon comandante o un buon capitano conosce il proprio mezzo. Possiamo associare la nave all'intera tua persona. È molto importante che inizi a familiarizzare con i tuoi bisogni, con i tuoi desideri e con i tuoi modi di reagire agli stimoli esterni più comuni. Questo perché conoscerti a fondo ti aiuterà a formulare pensieri più chiari. Formulare dei pensieri chiari nella comunicazione con gli altri dà subito degli ottimi risultati. Molto spesso ci sentiamo schiacciati dalla volontà altrui e sentiamo di non riuscire ad imporci. Ebbene, probabilmente non abbiamo ancora imparato a formulare le nostre richieste nel modo corretto. Non siamo in grado di affermarci perché i nostri pensieri sono confusi. Magari sentiamo chiaramente di volere qualcosa o di non volerla, ma il pensiero non è formulato in maniera lineare nella nostra mente. Quando impareremo a formularlo in maniera assolutamente lineare, saremo anche in grado di esprimerlo
agli altri. Bisogna quindi imparare a chiedere. A volte non chiediamo perché immaginiamo che gli altri debbano capirci, ma le persone non sono sempre in grado di leggere nella nostra mente. E un altro motivo che ci spinge spesso a non chiedere, a non avanzare le nostre richieste, è il timore di un rifiuto. Imparare a comandare, nel senso positivo del termine, significa imparare anche ad accettare il rifiuto e non rassegnarsi immediatamente. Domandare è sempre lecito. A volte è necessario insistere un po'. Questo vale soprattutto nei casi in cui la situazione in gioco è per noi molto, molto, molto importante e ha a che fare con dei bisogni molto profondi e radicati in noi. Molto spesso chi sente di non avere il pieno controllo delle proprie decisioni teme che altri possano mettersi al suo posto. Quando siamo deboli, in qualche modo non siamo protetti e quindi tendiamo a mostrare il fianco. Molto spesso alcuni si approfittano di questa condizione. Bisogna imparare a dire no quando la richiesta degli altri crea un danno a noi o semplicemente siamo certi di non riuscire a gestirne il peso. È caratteristico delle persone un po' insicure, magari con una bassa autostima, il dire sempre di sì, anche a richieste che possono danneggiarle in qualche modo. Io ti insegnerò un trucco, perché so che se non hai l'abitudine a dire di no, può essere molto difficile iniziare. Il consiglio allora è quello di prendere del tempo. A volte l'ansia potrebbe portarti a dare una risposta immediata. Questo potrebbe creare un danno, perché la risposta immediata potrebbe essere data in funzione del non generare un eventuale conflitto o di garantirsi subito l'approvazione, la stima, l'accettazione da parte dell'altra persona. Prendi il tuo tempo, rimanda la risposta prima di dire sì o no. E soprattutto, liberati del peso della ricerca dell'approvazione degli altri. Non ne hai bisogno. Devi imparare in primis a volerti bene e a stimarti da solo o da sola. Infine, un ultimo consiglio. Questo è probabilmente il più prezioso, perché
ti garantirà dei risultati quasi immediati. Se vuoi essere un comandante, il comandante della tua vita, devi innanzitutto sentirti al posto di comando. Non molti sanno che non solo il nostro corpo, con il proprio linguaggio, riflette i nostri stati d'animo, ma è anche vero che il suo linguaggio può influenzare la nostra psiche. E in terzo luogo, anche il modo in cui gli altri ci vedono. Lo schema è molto semplice. Si parte da una condizione fisica. Il nostro modo di occupare lo spazio, ad esempio. Il nostro modo di essere presenti sulla scena del mondo. Questo condiziona il nostro stato mentale, il modo in cui ci sentiamo e il modo in cui ci valutiamo. A sua volta, il modo in cui noi ci valutiamo influenzerà il modo in cui ci valuteranno gli altri. Quindi, schiena dritta, spalle in basso, mento alto, posizione rilassata, liberati dalle tensioni, vai bene così come sei. Guarda l'interlocutore negli occhi. Potresti guardare al centro della sua fronte, tra le sue sopracciglia. Se sostenere lo sguardo ti causa qualche problema, sentiti al comando. Non avere paura. Spero che questi consigli possano esserti utili. Se li hai trovati interessanti, fammelo sapere con un commento. E come al solito, noi ci vediamo la prossima volta con un altro video dedicato al rilassamento. A presto! L'interpretazione dei sogni secondo l'immaginario collettivo e alcuni luoghi comuni in realtà, quindi prende in esame alcuni dei simboli più comunemente sognati e attribuisce loro un certo significato.